Gabriele Paolini, il decontestualizzatore catodico. Un saluto affettuoso a tutti gli amici di Facebook, di YouTube e di Twitter. Sono le 5:45 del 12 ottobre 2013. Lo dico 12 ottobre con un pizzico di gioia perché è il mio compleanno. È il mio 39esimo compleanno, dunque entro in quel che sarà il 40esimo anno. A questo punto mancano 364 giorni al mio 40esimo compleanno. Quindi 40 anni sono un punto di arrivo, ma anche di partenza. Federico Fellini, regista che io ho amato, mi ha insegnato che non metteva mai Fellini alla fine dei suoi film la parola fine. Quindi i miei primi 40 anni sono un punto di partenza per cambiare però un po' atteggiamento nei confronti dell'Italia, degli italiani, del mondo, del mio pubblico, dei miei fan. E credo che sia il momento di viaggiare per l'Italia e parlare alla gente, chiedere alla gente di poter riappropriarsi della semplicità. Ecco perché oggi, 12 ottobre 2013, alle ore 23:30, in via Sardegna numero 27, ci sarà una conferenza stampa atipica. Il più importante locale di notturno di famosi intrattenimenti di splendide fanciulle, locale Il Diva Futura, via Sardegna 27, telefono per informazioni e prenotazioni 0642 011780. In via Sardegna, appunto, a Diva Futura, questa sera ci sarà un festeggiamento paoliniano e parlerò di che cosa? Del cambio veste. Ci sarà un intervento mio dedicato a una nuova veste paoliniana dal 20 ottobre con a fianco, dico, uno dei miei maestri di vita, Tommaso De Angelis, giornalista, amico, fedele, uomo che mi ha accompagnato in questi 20 anni. Geniale nella comunicazione, nella creazione di siti internet, e con Tommaso De Angelis ho deciso di passare alla conduzione radiofonica. Avremo un programma radiofonico dal titolo Segnali, andrà in onda dal prossimo 20 ottobre sulla web radio www.riar.net, quindi Roma Y Ancona Roma.net, 20 ottobre 2013 su questa web radio che vi mostro in home page. Raya, web radio, www.raya.net, ci sarà questo programma televisivo. Ma andiamo a parlare di questo passaggio anche alla politica. Io ho fondato un partito politico, sempre in occasione dei miei 40 anni prossimi, e quindi il mio 39esimo compleanno, questa conferenza stampa atipica alle 23:30 in via Sardegna, presso il locale Diva Futura, e ci sarà questa mia voglia di raccontare di più i contenuti, le mie battaglie in difesa dei minori, dei bambini, delle donne e il movimento del sesso. Uno potrebbe chiedersi, ma la difesa nei confronti delle donne e dei minori, il movimento del sesso, cosa ci azzecca, direbbe Di Pietro? Ma ci azzecca perché la sessualità fa parte di tutti noi. Einstein, Freud, Heinrich Hellis e tanti altri ci insegnano che la sessualità appartiene a tutti, ognuno di noi ha la propria, e nel mostrare un po' con orgoglio il Guinness World Records, vi dico nel concludere che il movimento del sesso mi porterà in Parlamento. Nei prossimi mesi, nelle prossime votazioni, sarò candidato alla Camera, riapertura delle case chiuse,
pena certa, quindi pena consistente per chi violenta le donne e i bambini, e riappropriarci del nostro patrimonio artistico-culturale. Quindi ogni museo deve essere in qualche maniera ristrutturato, rinforzato, viaggiare nei nostri comuni, piccoli, grandi paesi che hanno